Francamente me ne infischio. Siamo un quartiere con due rete. Una che viene di quella strada del corso e una che viene dalla via Crispi, che è collegata con queste strade. La via Crispi, come l'acqua la mettono in pressione, si scassano i tubi. Una volta che si scassano i tubi, acqua qua non è bene. Noi abbiamo del bisogno della rete bassa, perché l'acqua ne arriva dal strato corso. Hai fatto una montata di carriera acqua, come io manco con quell'acqua, ma per dare le cabarette magari. Nessuno, niente. Ave, 10 giorni che siamo senza acqua, si può stare 10 giorni senza acqua. Tu buonzi acqua, 200 euro, tu buonzi acqua. Ma così non potremmo stare, come non vai piangendo, come che dura. E i gabbaretti ne stanno fottendo, a così. È impossibile. A questo punto siamo arrivati! Io quando sono stato eletto la prima cosa che volevo fare era la municipalizzata per l'acqua. Invece in Sicilia non si può fare, perché l'acqua è stato stabilito che deve essere fatta da ghiatto idrico. Sono uomini senza onore! Sono soltanto dei codardi, dei traditori, degli incapaci! Per anni non hanno fatto che crearmi ostacoli in tutti i modi possibili per impedire le mie mosse! Perché l'acqua è stata data ai signori delle acque, nonostante che la legge siciliana, per esempio, vieti di dare gli appalti alle imprese mafiose. Ma tutti questi traditori dovranno pagarla! Pagheranno il tradimento con il loro stesso sangue! Pagheranno annegando nel loro stesso sangue! I miei ordini sono parole al vento. È impossibile continuare in queste condizioni. Perché c'è la manciuglia? Come mi vengono i bolletti? E ti sassano! Pucciuda, e ce l'ho pierda la faccia! Fate quello che volete.